Cari amici disegnatori e non, benvenuti nel canale di Marionetta Matta. Allora, avete fatto i compiti in casa? Vi siete applicati al disegno oppure avete saltato le 99 scimmie insieme a Kronk? 99 scimmie saltavano sul letto! Una cade in terra e si ruba il cervelletto! Va bene, ai più sbadati farò un piccolissimo riepilogo. La scorsa settimana abbiamo imparato a disegnare un volto Disney neutro, privo cioè di qualunque espressione. Aiuto! Aiuto, aiuto! Se per qualche assurdo motivo vi siete persi questo video, inserisco il link qui in alto. Da questa settimana inizieremo a studiare la mimica facciale, a capire cioè come toccare le corde dell'anima con il solo utilizzo della matita. Dico, l'avete visto? Che scena patetica, eh? Dunque, perché indugiare oltre? Benvenuti nella seconda puntata di Disegnare un volto Disney. Oggi voglio insegnarvi a disegnare il classico sguardo da presa per il culo tipico di molte serie Disney. Per farlo ci faremo aiutare da un'immagine di Rapunzel, il cartone in computer grafica uscito qualche tempo fa, esattamente il 24 novembre del 2010. Intanto è partito un video in cui disegno Rapunzel. Vedete quel sorrisetto beffardo, quel sopracciglio inarcato, gli occhi socchiusi? Tutti questi elementi servono a comporre la mimica facciale. Sì, perché la mimica facciale è l'insieme dei movimenti di ogni singola parte del viso. Per disegnare un volto Disney, quindi, è necessario imparare a modellare questi elementi singolarmente, tenendo conto però che muovendo un elemento si andrà inevitabilmente a modellarne un altro. Andiamo a vedere come. Come dicevo poco fa, la prima cosa che appare evidente è il sopracciglio destro, inarcato rispetto a quello sinistro. Nella mimica facciale è importante che le due sopracciglia possano muoversi separatamente. Gli occhi socchiusi mostrano le palpebre, queste ultime rimangono inalterate, continuano cioè a seguire la naturale linea dell'occhio. Da questo esempio riusciamo a capire che se il sopracciglio si sposta verso l'alto o se è neutro, non andrà a modellare la parte alta dell'occhio. Per contro, la parte bassa dell'occhio è modellata dalle guance, che a loro volta sono modellate dalle labbra e dalle braccia. La guancia sinistra è schiacciata dalla bocca, che da quel lato sale verso l'alto. La destra invece è distesa. Bene, siamo giunti alla fine di questa puntata di Disegnare un volto Disney. Se avete trovato delle difficoltà, non vi scoraggiate. Sappiate che non è facile disegnare le emozioni, ma se riuscirete a farlo, e di questo ne sono certo, vedrete quanta soddisfazione procureranno i vostri disegni, a voi e a chi li guarderà. Passiamo alle raccomandazioni. Se il video vi è stato utile, cliccate mi piace, condividetelo, commentate, scrivetemi i vostri dubbi, le perplessità. Insomma, interagite con me e soprattutto iscrivetevi al canale se non lo avete ancora fatto. Ci vediamo la prossima settimana con un nuovo video, ok? Un saluto a tutti dalla vostra Marionetta Matta.